riuscita a finirlo. Era difficile. Buongiorno, Anna. Flor, ma che ci fai qui? Zitto, Thomas, sto aiutando Roberta, vai a posto. Seduten, per favore. Scusi. Cosa succede? Allora, io sono vostra nuova professoressa di tedesco. Buongiorno, Auf Wiedersehen. Prendete un foglien. Scusi, dove hai imparato il tedesco? A Florseldorf, a nord, molto vicino al... Dankeschön. Si dice Dankeschön. Beh, lo stesso. Vuoi stare zitto tu? Zitto, ti gonfio. Me lo presti, tesoro? Sì. Grazie mille, che gentile, te ne regalo 10. Che bello, oggi è un giorno nuvoloso. Pronto, Flor? Sì, dove sei? Federico, mi serve il tuo aiuto. Dimmi delle parole facili in tedesco. Niente ciaciucce, no, cose così. Ma perché? Per aiutare Roberta a scuola. Sbrigati, dai. Du bist die schönste Blume meines Lebens. Du bist die schönste Blume meines Lebens. Die meine Seele verklärt. Die mir die Kraft zum Weitergehen gibt. Die meine Seele verklärt. Die mir die Kraft zum Weitergehen gibt. È davvero incredibile. Che cosa? La supplente insegna ai bambini usando frasi romantiche. Sì, perché è un amante della poesia. Per questo lo fa. Sorellina, se vuoi... Bene, avete capito tutto fin qui, amori miei. Perfetto, siete degli ottimi alunni. Ja, Fräulein, tutto chiarissimo. Scusate. Lei è un'imbrogliona. Stavo parlando al cellulare perché ho un parente con problemi di salute e poi perché devo dare spiegazioni a te, moccioso. Non so niente di tedesco. Adesso ti gonfio, t'ho già detto che smettetela, ti gonfio. Smettetela, voi due, Thomas. Non so niente di tedesco? E in che lingua stavo parlando? Stavo ripetendo tutte le parole che le dicevano al telefono. Appena viene l'ispettrice le dica tutto. Che cosa mi deve dire, alunno? Parli, avanti, mi dica. Parli, alunno, cosa vuole dire? E a te non mi sembra corretto che gli alunni si permettano di interrompere l'ispettrice con tutto il lavoro che ha da fare? Momento per parlare è durante la ricreazione, No, lo lasci parlare. Non bisogna mai reprimere i giovani, se lo ricordi. La ascoltiamo, giovanotto. Posso parlare un attimo con la signorina in privato? Va bene. Ascolta, se mi metti un 10 in tedesco non dico alla vecchia che sei un imbrogliona, d'accordo? Mi stai ricattando, nanerottolo? Mi vuoi corrompere? Facciamo un patto o no? Ti darò 10, ma fammi fare bella figura, che affettuoso! Oh, basta così. Ma che affettuoso! Parlare in segreto è una mancanza di rispetto. Stavo dicendo alla signorina che volevo che restasse per sempre. È più buona dell'altra e sa molto di più. Mi dispiace per voi, ma purtroppo non sarà possibile. In ogni caso la terremo presente per qualche posto in futuro. E sarà suo, dico bene? Sì, ma sì, proprio così. Le permette, perfetto, mi fate un fischio e arrivo in 448. Bene. Ragazzi, ricreazione, forza, piano, tranquilli. Sono i bambini più educati che ho visto in tutte le scuole in cui ho lavorato, perché io ho davvero moltissima esperienza. E questi sono degli angioletti del cielo, vero? Sì. Vi confesso che vado via molto soddisfatta. Credo che qua sia tutto in perfette condizioni. È stato un piacere. Un piacere, un onore, un non esageri, grazie. Buona giornata. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Andata. Che pazzia. Sono spenita, è stato veramente stressante. Non ho mai sudato così tanto in tutta Lucrezia, la mia vita. Quello che abbiamo fatto è una pazzia. Però ripensandoci bene... Lei mi ha fatto un favore grandissimo, perché questa ispettrice era capace di sospendermi. Quindi grazie mille. Ma si figuri, sono qui per questo. Una mano lava l'altra e con entrambe ci laviamo il viso. Che elegante! Ma tornando a Roberta, volevo chiederle un piccolo favorino. Noblesse oblige. E quindi le prometto che farò fare l'esame a Roberta. Bene. Però dovrà ottenere il 95% delle risposte esatte per essere ammessa. Tutto chiaro? Ma certo, Roberta otterrà il 195.33.532% delle risposte esatte. Per forza.